martedì 10 novembre ci troviamo a Genova per un workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della provincia di Genova per parlare di architettura sostenibile. Un'occasione anche importante per capire un po' quali sono le soluzioni tecnologiche presenti oggi sul mercato. E allora vediamo questo contributo che abbiamo realizzato con tutte le interviste della giornata. Noi siamo qui presenti oggi, come già diverse altre volte, con la vostra società per presentare le nostre novità tecniche. Naturalmente l'azienda è presente nel mondo dell'arredo bagno da diversi anni e ci presentiamo sempre con delle novità sia estetiche che dal punto di vista tecnologico. Oggi abbiamo presentato diverse novità, una che già da qualche mese che stiamo proponendo al mondo dell'architettura, che è quella di un nuovo sistema di scarico proprio del sanitario del vaso, che si chiama AquaBlade, che ha la caratteristica di avere, diciamo, sia da un punto di vista estetico che da un punto di vista di funzionamento tecnico, di rappresentare proprio una novità assoluta per questo tipo di mercato. Oggi nello specifico, oltre alla tecnologia AquaBlade, che per noi è un must ormai da diversi mesi su questo mondo, oggi stiamo presentando delle novità invece su dei prodotti che sono un po' la storia della nostra azienda, soprattutto nel mondo della ceramica e anche della rubinetteria. Parliamo di Tesi e di Ceramis, che sono due prodotti che hanno fatto un po' la storia del mercato anche sanitario e rubinetteria italiana. Li presentiamo con una veste rinnovata, con un design più nuovo, più pulito, più fresco. Sono due prodotti che abbiamo presentato come rinnovamento di gamma in quest'autunno. Naturalmente ci stanno già dando delle grandi soddisfazioni in prevendita per quanto riguarda poi quello che sarà il nostro mercato del 2016 e sono già prevalentemente esposte un po' in tutte le nostre sale mostre presenti nei vari territori italiani. Sono dei prodotti che hanno fatto, come dicevo prima, la storia un po' dell'azienda, un po', diciamo, rappresentato quello che per il mercato italiano è stato il mondo del sanitario ceramico e della rubinetteria, e crediamo che possano essere sicuramente delle serie che sicuramente rilanciano un po' tutto quello che è anche la parte estetica e tecnologica del mondo sanitario. Noi è già diversi anni che collaboriamo con Action Group proprio perché in questo tipo di eventi e in questo tipo di convegni si riesce ad intercettare un numero significativo di prescrittori, che sono un po' poi la base del nostro mondo dal punto di vista della creazione della domanda verso il consumatore finale. Quindi credo che oggi la dimostrazione, come anche nelle altre volte che abbiamo presidiato questi appuntamenti, credo che sia la dimostrazione che è sempre più importante essere vicino a questo mondo, perché poi rappresenta la trade union tra il nostro canale di vendita tradizionale e quello che è il consumatore finale.